Progetto aveva come scopo principale quello di coinvolgere gli studenti motivandoli allo studio della matematica. E lo scopo principale è stato quello di mostrare loro che la matematica è qualcosa di più di un arido libro di testo e mostrare che può essere un mondo di creatività. Scopul principal a fost să dezvoltăm la copii gustul pentru matematică, apetitul pentru matematică. De aici gustul matematic. Il primo approccio tra matematica e cibo che abbiamo avuto è stato il vedere appunto nel cibo, come ad esempio il peperoncino, che ha la forma dell'uno. Una dintre cele care mi-au plăcut cel mai mult au fost logo-urile. Poi c'è stata una gara per il logo e qui hanno disegnato delle proposte di logo che sono state votate. Poi ogni mese c'era una sfida matematica, un gioco matematico da presentare agli altri, sempre in modo accattivante, sempre con gli strumenti del web e a cui rispondere. Trovo che l'utilizzo dei mezzi multimediali per questo progetto sia stato efficace perché ci ha permesso una comunicazione immediata con studenti molto lontani da noi. 13. Una dintre attività, din punctul meu de vedere, cea mai interesantă a fost aceea când am făcut poeziile Fibonacci. Partenerii din Spania au venit cu ideea ca tema acestor poezii să fie pâinea, ca simbol al vieții noastre de zi cu zi. Pâine, caldă, frumos miresmată, plină de povești și de multe mâini trudită. E rolul muncii noastre zilnice, din care trăim. Facciamo un cerchio per festeggiare l'armonia fra le nazioni, per festeggiare il pane. Mangia questo simbolo che unisce. Am sărbătorit împreună Ziua Mondială a numărului Pi, o zi pe care o sărbătoresc matematicienii din toată lumea în fiecare an la 14 martie. Vida conferința de ziua numărului Pi. A fost foarte frumoasă și cu plăcintă, am mâncat plăcintă, a fost foarte distractiv. I ragazzi hanno reagito con sorpresa all'inizio e poi con entusiasmo. Mi-am dezvoltat cultura limbii engleze și am învățat să comunic cu ceilalți mult mai bine decât o făceam înainte. Ho anche imparato a ricercare la matematica in una casa, in un albero e in una chiesa. In primo rând am învățat să lucrăm în echipă, dar nu numai cu noi, și cu cei din alte țări. Per i docenti è stata un'esperienza bellissima perché abbiamo comunicato con altri docenti, confrontato delle idee e lavorato insieme. Siamo cresciuti anche molto come docenti, credo.